Continua la querela sulla SCABEC, la partecipata della Regione Campania che si occupa di cultura. Dopo l'ispezione in azienda da parte del consigliere regionale della Lega, Severino Nappi, che aveva già presentato un'interrogazione su SCABEC, ora sottolinea come la società sia un sistema fatto di clientele. Ci sia una gestione amministrativa veramente preoccupante. Sono milioni di euro, sono soldi dei campani e andiamo dai contratti nulli agli accordi raggiunti senza copertura finanziaria, passando per 7 anni di mancati controlli nella migliore delle ipotesi, anche se io ricordo che l'amministratore che ha cessato l'incarico di SCABEC ha dichiarato che si è mosso sempre d'intesa con l'assessore della cultura che è Vincenzo De Luca, avendo trattenuto lui la delega. Se a questo aggiungiamo che l'altra volta mi è stato risposto che c'erano delle forme di giustificazione dei contratti per cui alcune persone venivano licenziate e altre no, poi verificato in sede di controllo, anche per mia competenza professionale, ho scoperto che ci sono vizi di varia natura che inficiano tutti i contratti, quindi resta oscuro perché qualcuno viene tenuto dentro e qualcun altro viene tenuto fuori, ma questo attiene a singole vicende. Nel complesso c'è un tema generale, guardate che la cultura in Campania sta diventando, a quanto si vede negli ultimi 7 anni, un luogo di affari e di attività che nulla hanno a che vedere con un valore fondamentale. E quello che mi preoccupa è che, scoperchiato il vaso SCABEC, mi pare che si stia spostando il complesso delle attività verso altre partecipate regionali.